Anche per questo, insomma, io tanti si chiedevano se un po' che cosa ti avremmo chiesto, io non ti voglio chiedere niente. Una sola cosa però, perché abbiamo parlato tanto di che cos'è l'amore, di quanto conta l'amore, io ti posso fare una sola domanda e chiederti che cos'è oggi, Giorgio, per te? Guarda, è l'unica domanda alla quale rispondo e alla quale risponderò, che non è ovviamente anche di gruppo questo. È questo il tema, ecco, no, ma scherzavo. In maniera molto semplice, perché non ci sono misteri. Per me Giorgia è stata, è e sarà sempre la persona più importante della mia vita. E questo a prescindere dal fatto che noi si sia fatta la famiglia insieme. Lo sarà sempre perché è una persona per me fantastica. Quindi questo è quanto ti posso dire, perché ripeto, non ho mai parlato prima, non ne parlerò dopo, non ho problemi a dirti che per me è stata e sarà sempre la persona più importante. Io posso solo ringraziarti, veramente tutto il meglio, anche un San Valentino anche più belli di questo. Ma ci sono divertiti, dai, insomma, non è stato così male, è stato così pessimo, diciamo che San Valentino non è una magia. Io non ho mai ascoltato il giorno di San Valentino, neanche la cena, ci sono tre date che non si può, una delle tre è questa, forse soffrivo troppo, ma però ho scoperto che San Valentino, il santo, poi questa è una storia triste. No, era vicino, era soprattutto alle persone sofferenti in amore. Non è che ci dobbiamo occupare. Infatti abbiamo fatto anche un po' di seduta di autocoscienza. È normale, così poi si parla di vissuto, altrimenti non, se uno non porta le esperienze è inutile. Grazie, grazie. Grazie.